Un nuovo murale è stato inaugurato ieri sera nel corso di uno dei tanti appuntamenti di Wonder Time all'interno della ex rimessa, oggi parcheggio R1 dell'ANT. Uno spazio totalmente riqualificato grazie al contributo di numerosi artisti che si inserisce nell'ambito di un più ampio piano integrato per la mobilità sostenibile. Siamo stati particolarmente felici di collaborare con Wonder Time perché? Perché il progetto AMT Art Project che abbiamo realizzato nell'ex rimessa di Via Plebiscito vuole essere uno strumento non soltanto per garantire un parcheggio a 260 posti auto e di pertinenza del centro storico, fra l'altro collegato con una navetta di scagno, ma anche un vero e proprio museo a cielo aperto che serve a riqualificare la città di Catania, in particolar modo l'area che c'è fra il rione Cappuccini e il rione Antico Corso, a creare quei germi di contaminazione che attraverso la cultura possono portare alla rinascita della città di Catania. In questo senso ecco che il progetto di Wonder Time si sposa perfettamente perché permette a tutti i catanesi di scoprire questo luogo che per tanti anni ha ospitato le officine meccaniche di AMT e il deposito degli autobus della nostra azienda, oggi spostati nella nuova rimessa di Pantano d'Arci, ma che diventa spazio sia di servizio attraverso il parcheggio appunto, ma anche spazio di arte e di cultura aperta alla città e aperto a fare di Catania quella città moderna che si affaccia sulle capitali europee del nord e che guarda quindi al suo ruolo nel bacino del Mediterraneo come città che possa essere apripista per la crescita dell'intera comunità. Inoltre abbiamo voluto intensificare le attività di promozione non soltanto della mobilità sostenibile ma anche dell'intermodalità. Questo parcheggio insieme al parcheggio Borsellino è quindi uno spazio dove è possibile lasciare la macchina privata, utilizzare l'autobus e o in alternativa utilizzare anche la bicicletta noleggiandola. Si tratta di uno strumento che vuole essere importante perché? Perché col costo del parcheggio è possibile sia salire sull'autobus che utilizzare la bicicletta e quindi mettersi nelle condizioni di creare quei meccanismi di mobilità che sono tipici delle moderne città del nord. Devo dire che con un pizzico d'orgoglio sono contento quando molti catanesi, ma anche parecchie persone che vengono da fuori, perché gli artisti che espongono in questo spazio sono artisti di fama internazionale. Oggi l'attività si completa con il lavoro della nostra Alice, che quindi è anche un artista catanese ma con una proiezione più ampia, e per me e molti di questi mi dicono sembriamo a New York. Ecco, questo credo che sia il riconoscimento più importante a un lavoro che è stato fatto in maniera molto veloce ma anche molto attenta e soprattutto senza sperperare denaro da parte dell'azienda, perché l'intero progetto è costato pochissimo ed è rappresentato una grande gara di solidarietà degli artisti che hanno partecipato e che ci hanno consentito di fare un'iniziativa che oggi senza tema di smentita è all'avanguardia sia nel panorama nazionale che nel panorama europeo. Il mio entusiasmo è stato tale che ho voluto contribuire con questo lavoro che ho realizzato insieme al mio amico impagabile Wonder, ed è il mio contributo a questo luogo di cultura che ha anche però una valenza simbolica, perché appunto è un'ex rimessa dell'AMT e quindi ha il suo valore simbolico, sta proprio nel incentivare la mobilità sostenibile, che è un punto cruciale per tutti noi cittadini. Quindi sono contenta di aver donato questo lavoro alla collettività, alla città di Catania, e ringrazio gli organizzatori di questo intervento. È un agave perché io ho sempre ammirato la prepotenza di certe piante che decidono di nascere nei punti più disparati, anche quando si prendono il sopravvento sulle architetture, quindi ho voluto unire la mia ammirazione per questa pianta e il fatto che si trovi addosso a un muro, come quando trovi quei palazzi in decadenza dove la vegetazione prende il sopravvento, quindi ha una doppia valenza. Poi l'agave è una pianta che caratterizza il territorio siciliano, è una pianta tipica nostra.